nella giornata di domani la conferenza dei sindaci dell'ente montano Gelbison e Cervati di Vallo della Lucania. La dialettica in corso afferisce alla mozione di sfiducia e al documento programmatico che ha portato, con 5 sindaci a favore, alla presidenza di Antonio Gnarra. Deciso il commento del sindaco di Vallo della Lucania sull'amministrazione De Vita. No, spirito polemico, non voglio, ripeto, polemizzare insomma su questa cosa. Ci sono molti problemi seri aperti alla comunità montana. Quello del bilancio è soltanto l'ultimo e forse neanche il più grave, ma ci sono delle problematiche serie, come quello che tu hai citato del gruppo di azione locale, dove siamo esclusi per vizio di presentazione della domanda, insomma, una cosa assurda, o quel discorso sulla forestazione. Noi continuiamo a perdere occasioni di sviluppo per il nostro territorio per disattenzione, diciamo, perché si pensa ad altro, e questo non va bene. E quando questa cosa l'abbiamo sottolineata, insomma, non abbiamo avuto in verità risposte, diciamo, stringenti. Però rispetto alla comunità montana io voglio dire solo una cosa, mi sembra, e cerco di sgombrare anche il campo, di invitare un po' tutti quanti a un confronto più sereno, ad evitare, diciamo, di insomma, peggiorare le situazioni, di inasprire inutilmente i toni. C'è una maggioranza di sindaci, 6 sindaci, che ha dato un giudizio severo rispetto alla gestione che finora è stata, si è verificata. Esiste un documento politico programmatico sottoscritto da 5 sindaci che indica il presidente nella persona di Antonio Gnarra, sindaco di Modena della Civitella, e soprattutto dà delle linee nuove per la gestione di questo ente. Allora, di fronte ad una maggioranza che si è costituita, che riguarda non delle persone a caso, ma i sindaci, cioè coloro che hanno la responsabilità dell'amministrazione anche della comunità montana, perché noi dobbiamo ricordare che a monte di tutto questo c'è una legge di riordino delle comunità montane fatta dalla Regione Campania che affida direttamente ai sindaci la responsabilità di rappresentanza all'interno del Consiglio Generale della Comunità Montana. E allora adesso è inutile utilizzare tecnicismi o quant'altro per restare, come dire, incardinati, inchiodati ad una poltrona. È una cosa sciocca. Allora risediamoci a tavolino, domani faremo questa incontro della conferenza dei sindaci, ma lì dove c'è una maggioranza che ha detto che vuole fare qualcosa di diverso, bisogna dare agio alla maggioranza di governare. Questa è una regola elementare della democrazia, non la si può negare, ed è inutile, serve soltanto a fare danno, diciamo, impedire che questo avvenga. Per cui si recuperi serenità, si recuperi, diciamo, il buon senso, e insomma si ci metta a lavorare, ma seriamente, per far bene per quest'ente e soprattutto per questo territorio.